Buongiorno a tutti, bentornati a FAMNOTS. Oggi è con noi Sara Sullam. Buongiorno Sara. Buongiorno. Sara Sullam è docente di letteratura inglese presso l'Università degli Studi di Milano, lettrice di narrativa per diverse case editrici. Tra l'altro, alla lettura editoriale sono dedicate le sue lezioni presso il Master in Editoria promosso da Unimi e in collaborazione con AIE Fondazione Mondadori, ma è anche traduttrice. Sue sono ad esempio la nuova traduzione di Tallone di Ferro di Jack London di Mondadori 2020 e quella di A Sud e a Ovest di Joan Didion, pubblicata a Saggiatore nel 2019. Proprio la traduzione è dedicata, la sezione da lei curata, all'interno del volume Spunto della conversazione di oggi, che è Archivi editoriali tra storia del testo e storia del libro. Il volume, pubblicato da Unicopri nel 2018, raccoglie gli atti della giornata di studi organizzata dal Centro Apice nel 2017 in collaborazione con Fondazione Mondadori e dedicata alle ricerche di giovani studiosi nell'ambito dell'editoria e degli archivi editoriali del Novecento. Come si legge nella premessa, i saggi testimoniano l'importanza degli archivi editoriali nello studio dell'editoria novecentesca, uno studio che, oltre a dover assumere un approccio interdisciplinare, deve poter contare sulla consultazione di archivi diversi. Chiediamo quindi alla nostra ospite di oggi quali sono questi archivi e in particolare quali tipologie di documenti conservano utili allo studio dell'editoria e, nel suo caso specifico, allo studio delle traduzioni. Grazie e grazie a Fondazione Mondadori per avermi invitato a contribuire a questa bella iniziativa. E sì, oggi vi parlerò di traduzioni, appunto di che cosa chi si occupa di storia delle traduzioni, diciamo così, può trovare in archivio e soprattutto nella sala lettura di Via Riccione 8. Diciamo che lo studio delle traduzioni negli ultimi anni si è arricchito di diverse dimensioni. Perché diciamo, a uno studio più tradizionale e ancora assolutamente utilissimo e complementare a quello di cui parleremo oggi, che è lo studio diciamo, linguistico e filologico delle traduzioni, quindi del testo tradotto in sé, si è affiancato quello che possiamo chiamare uno studio più di ordine culturale delle dinamiche di traduzioni e che riguarda diciamo la traduzione all'interno della filiera editoriale. Quindi la traduzione si studia non tanto, o meglio, non solo sul testo tradotto, ma per come quel testo tradotto è il risultato di scelte non solo del traduttore, ma del traduttore in collaborazione con altre figure che operano all'interno della casa editrice, con la direzione editoriale, con i lettori. In un dialogo che a volte è diretto, a volte è mediato appunto dai funzionari editoriali, ma di cui si trova traccia, e direi si trovano tracce molto diverse per ogni libro. Il bello è proprio seguire le vicende che, molto diverse che stanno dietro alla traduzione di ogni libro, proprio negli archivi editoriali. Vorrei partire da un fatto, dal fatto che, come dire, gli archivi. È molto raro trovare archivi di un traduttore. Ora si sta dando più attenzione anche a questa dimensione, si sta dando più attenzione alla professione del traduttore, si sta dando anche maggiore visibilità alla professione del traduttore. Il suo nome, è sempre più spesso riportato sul frontespizio, addirittura sulla copertina del libro tradotto. Mi piace anche ricordare un numero di tirature dedicato proprio al mondo in traduzione, che si dedica anche a questi aspetti. Ma appunto questo interesse, questa visibilità del traduttore è un fatto abbastanza recente, per cui è ancora difficile a oggi trovare archivi dedicati a singoli traduttori. Per ricostruire la storia di una traduzione o anche le vicende del singolo traduttore, dobbiamo invece andare a cercare, come dire, indizi all'interno di diversi archivi e soprattutto indizi contenuti in diverse tipologie di documenti. Quindi non tanto nelle bozze della traduzione, che sono la punta dell'iceberg, lo stadio ultimo, ma in tutti i documenti che la precedono. E appunto, come abbiamo cercato di mostrare nei saggi contenuti nel volume di cui si parlava, sugli archivi editoriali. Questi documenti quali sono? Sono prima di tutto le schede di lettura,
i pareri di lettura, che sono il primo documento che, come dire, testimonia il contatto tra l'editore e un'opera straniera, prima ancora che questa venga affidata a un traduttore. Sono la corrispondenza editoriale per l'acquisizione dei diritti. Sono anche poi invece le trattative, i contratti stipulati con il traduttore o la traduttrice. Quindi sono documenti che, come dire, servono a ricostruire quella che è la produzione di un'opera che non è più semplicemente un'opera di letteratura straniera, ma diventa un'opera di letteratura italiana. Su questo, proprio su questo processo, si sono concentrati anche in Italia diversi studiosi, e mi piace qui ricordare il gruppo LTT, diretto da Michele Sisto, ma di cui fa parte anche Anna Antonello, che ha contribuito al volume di cui abbiamo appena parlato, che appunto ha lavorato sulla letteratura tedesca e il cui database proprio testimonia i vari stadi di elaborazione dell'opera tradotta, presentandola come un'opera che a tutti gli effetti fa parte poi del, diciamo, della letteratura del paese d'arrivo. Quindi in che modo un'opera straniera diventa un'opera di, diciamo, letteratura italiana, letteratura letta e prodotta in Italia? Questa è la domanda a cui si cerca di rispondere andando a cercare diversi indizi nelle carte d'archivio. Come dicevi, appunto, io mi sono poi soprattutto concentrata su quelli che sono i pareri di lettura. I pareri di lettura sono un documento ad uso interno, spesso considerato un documento assolutamente privo di importanza, almeno fino a poco tempo fa considerato un documento privo di importanza, perché sono i documenti ad uso interno affidati a, diciamo, consulenti, spesso consulenti esterni dell'editore, che i lettori. I lettori sono incaricati di redigere un parere, si struttura su un riassunto e un giudizio non solo sull'opera, ma anche sulla traducibilità dell'opera, sulla leggibilità dell'opera sul mercato italiano. E sono in verità per le traduzioni dei documenti importantissimi. Lo sono anche per lo studio della letteratura italiana, ma per la letteratura tradotta lo sono ancora di più. Perché? Perché il lettore è, in un certo senso, il lettore o la lettrice, mi piace ricordare che due dei saggi contenuti nel volume di cui parliamo sono dedicati a lettrici e consulenti di Mondadori, che sono Alessandra Scalero, di cui si occupa Elisa Bolchi, e Lavinia Mazzucchetti, nel saggio di Anna Antonello. Questi lettori sono spesso anche poi loro stessi traduttori. E comunque sono i primi traduttori, se prendiamo un senso più ampio del termine traduzione, quindi di traduzione come mediazione tra una cultura e l'altra, sono i primi traduttori di un'opera. Come dicevo, a volte poi sono anche i traduttori. Alessandra Scalero scrive pareri e traduce, Cesare Pavese stesso, di cui mi piace ricordare la traduzione di due dei volumi della trilogia USA di John Dos Passos, redige il parere editoriale e poi traduce. Ma comunque anche i pareri invece dei lettori più sconosciuti, i cui nomi non sono giunti a noi perché non sono stati consulenti importanti come Scalero o Mazzucchetti, o perché non sono lettori a loro volta scrittori, sono importantissimi, anzi a volte sono quasi più importanti per capire il modo in un'opera straniera in un determinato momento veniva effettivamente letta, al netto di quello che ne è oggi rimasto nella storia letteraria ufficiale. E quindi appunto il lavoro sui pareri editoriali è fondamentale per impostare il lavoro proprio di ricostruzione dell'itinerario di un'opera straniera all'interno poi della filiera editoriale italiana e poi della sua ricezione da parte del pubblico. Devo dire che da questo punto di vista la sala di lettura di Fondazione Mondadori è una vera e propria miniera, perché Fondazione Mondadori
è uno dei pochi archivi che ha dato una grandissima importanza ai pareri editoriali, cioè li ha resi un materiale molto visibile all'interno dei propri fondi archivistici. Chi si occupa di traduzioni come me, appunto i colleghi che ho citato prima, ma anche all'estero, Francesca Bigliani, autrice di un libro che si è basato in gran parte, non solo, ma molto sui materiali di Fondazione Mondadori, Daniela La Penna, Mila Milani, Antonio Bibo, insomma c'è tutto un gruppo che ha cominciato a lavorare sulle traduzioni in un certo modo e che si è servito degli archivi di Fondazione Mondadori e soprattutto dei materiali della Segreteria Editoriale Estero. Segreteria Editoriale Estero che appunto mettono insieme i pareri e la corrispondenza per appunto l'acquisto dei diritti, la corrispondenza con i traduttori, cioè tutto ciò che c'è intorno al testo. A volte poi ci si trova dentro anche delle bellissime sorprese, delle prove di traduzioni che sono finite all'interno della corrispondenza, quindi davvero danno uno spaccato unico. E i pareri sono tutti catalogati e sono catalogati anche i lettori, per cui è veramente uno dei pochi archivi che ti permette di studiare anche la lettura in modo più sistematico e di capire quali fossero i lettori più importanti per ogni lingua diversa. Ti permette di capire anche che alcuni lettori lavoravano su più lingue e quindi permette di stabilire diciamo connessioni tra diverse letterature nella loro presenza sul mercato italiano. Quindi devo dire che appunto lavorare su più lettura, alcuni dei quali poi sono stati anche digitalizzati e sono disponibili sul sito di Fondazione Mondadori, è stata un'occasione unica. Ringrazio infinitamente Sara Sullan perché ci ha offerto uno spaccato dei documenti contenuti negli archivi editoriali che forse appunto alcuni di noi non appunto familiarizzati con questa tipologia di archivio non avrebbe saputo nemmeno immaginare, insomma. Per cui grazie ancora Sara. Grazie a voi. E ci vediamo alla prossima puntata di Fam Notes. Buona giornata a tutti. Sì, presto in sala lettura. Ancora meglio. Grazie. Ciao a tutti.